Buongiorno, un caro saluto da Francesco Samani, Veniamo, eh, a, arriviamo a questo video relativo al concorso STEM e relativo allo svolgimento delle prove ufficiali. Ringrazio tutti gli iscritti al canale, tutte le persone insomma che lo sostengono e che eh, commentano e, e quindi danno supporto. Allora abbiamo due punti, il punto A di coordinate 1-2, il punto B di coordinate meno 1 meno 2. Il test, il quiz, chiede qual è l'equazione dell'asse AB. Allora vediamo come risolvere l'esercizio. In prima analisi proviamo a disegnare. Il segmento AB di coordinate, questo è l'asse delle scisse 0, l'asse delle y o delle ordinate, 1, 2, questo è il nostro punto A, meno 1, meno 2, questo è il nostro punto B, questo è il nostro segmento AB. Allora l'asse passa per il punto medio di AB, in questo caso graficamente mi sembra essere l'origine degli assi, e il coefficiente, cioè della retta, deve essere perpendicolare alla retta passante per AB semplicemente. Il coefficiente angolare dell'asse quindi sarà l'antiriciproco di quello della retta passante per i punti AB. Questo, questa è la condizione di perpendicolarità, cioè M sarà uguale a meno 1 su M di AB. E come si calcola il coefficiente angolare della retta passante per due punti? Allora M di AB è uguale Linea di frazione y con b meno y con a fratto x con b meno x con a. Questo è il coefficiente della retta passante. Il, eh, no, il rosso, ce l'abbiamo utilizzato. È il coefficiente della retta che passa per a b. Quindi chiamiamola la retta. A retta b, a questo punto. Eh, del fascio di rette passante per il punto medio ci interessa quella avente questo coefficiente angolare. Allora, un fascio di rette proprio passante per un punto, che sarà il punto medio M di coordinate X con M Y con M, è proprio questa il fascio l'equazione del fascio Y meno y con m è uguale ad m x meno x con m, dove vi scrivo tutto per i passo. Le coordinate del punto medio x con m, y con m sono x con a più xb mezzi, y a più y yb mezzi. A questo punto Sappiamo che l'ascissa 1 è 1, l'altra è meno 1, quindi 1 meno 1 è 0, mezzi diviso 0 diviso 2 è 0. Quindi da questo otteniamo 0 e y è 2 meno 2, quindi 0 mezzi, 0. Quindi sappiamo che il punto medio passa proprio per l'origine degli assi, quindi questo termine si elimina, questo termine si elimina. Adesso andiamoci a calcolare il coefficiente angolare di ab. Quindi m di AB è uguale a y con B è meno 2. Meno Y con A è meno 2 fratto x con B è meno 1 meno X con A, quindi meno 1. Quindi viene meno 4 fratto meno 2, meno meno si semplifica e rimane 4 mezzi che è uguale a 2. Quindi la retta è una retta y uguale 2x. A questo punto cambiamo ancora colore, m è uguale a meno 1 fratto 2. Quindi questa è la retta gialla, la retta blu sarà y uguale a meno un mezzo x in forma esplicita forma esplicita di una retta è y uguale mx più q dove m è il coefficiente angolare e q è il termine noto in forma esplicita avremo un'equazione del tipo ax più bx, eh, by più c uguale a 0 allora vogliamo scriverla in forma eh, implicita quindi portiamo anche la x al primo membro, quindi diventa un mezzo x più y uguale a 0, moltiplichiamo ambo i membri per 2, quindi x più 2y uguale a 0. E eh, nel eh, quiz del concorso questa era la forma eh, che veniva data, quindi... Banalmente, se, eh, tra le, se le soluzioni vengono date in forma implicita o esplicita qui avete capito come passare da una forma all'altra, abbiamo ripassato il, come trovare il coefficiente angolare di una retta: il fascio proprio di una retta è dato da tutte le rette che passano per un punto sono infinite e abbiamo capito qual è l'equazione del fascio Y. Se questo punto ha coordinate x0, y0, il fascio sarà dato da y meno y0, m che è la variabile. Al variare di m insomma, otterrò tutte le rette del fascio, le rette che sono infinite e possono anche meglio essere rappresentate da puntini all'inizio e alla fine per capi far capire insomma, che non hanno né un inizio né una fine, m che moltiplica x meno x con 0. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo avuto modo di ripassare insomma, questa tipologia di esercizi, di addentrarci anche su qualche eh, nozione in più e niente, buona prosecuzione di giornata, buon lavoro, al prossimo video un caro saluto da Francesco Samani.